Buonasera. Ed è arrivato il momento di dirci che per stare al governo e dare risposte concrete alle persone serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata e strutturata. Ho lavorato per un anno a questo progetto, dalle elezioni in Abruzzo del 2019, che ci hanno scosso non poco per il risultato, e adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito. Oggi si chiude un'era, ed è proprio per l'importanza di questo momento, per l'importanza che ha questo discorso, che ho deciso di leggerlo. E vi confesso che ho iniziato a scriverlo un mese fa. Io non mi sento un ingenuo, ma preferisco passare per tale piuttosto che essere considerato un imbroglione. Questo sì. E personalmente continuo a pensarlo nonostante i tanti tradimenti, nonostante un anno in cui abbiamo dovuto cambiare governo a causa dell'ennesimo tradimento. Io voglio dirvi una cosa, io non mollerò mai il movimento è la mia famiglia. Ringrazio Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio per la fiducia che hanno nutrito in me. Ringrazio Davide Casaleggio che è stato come ed è un fratello maggiore. La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Per me ha sempre rappresentato un modo per onorare la serietà delle istituzioni della Repubblica e il contegno che deve avere un uomo dello Stato. E quindi nel ringraziarvi, nell'abbracciarvi, me la tolgo qui davanti a tutti. Grazie a tutti. Oggi questo fatto è un fatto molto naturale che abbiamo costruito insieme nelle ultime settimane e che, lo dico subito, non ha nessun impatto sul governo, non ha nessun impatto sull'azione di governo del Movimento 5 Stelle, che continuerà come abbiamo fatto fino adesso. In un anno e mezzo abbiamo realizzato veramente una quantità di cose per il bene del Paese che nessuno avrebbe forse scommesso all'inizio, eppure l'abbiamo fatto. Continueremo su questa strada. Diciamo, sono l'ultimo adatto a parlare di Luigi Di Maio. La sua leadership dentro il Movimento 5 Stelle credo che abbia avuto nel sottoscritto il massimo di, il target numero uno. Come mi hanno insultato loro, non mi ha insultato nessuno. In futuro, e quindi di conseguenza non ho alcun motivo per fare né polemica oggi né per rilanciare sul passato. Ho detto nell'intervista che quando uno se ne va, quelli che lo hanno adulato fino al giorno prima di solito si scoprono ipocriti. Auguro a Di Maio di non vivere questa vicenda umana. Dopo il passo indietro di Di Maio da capo politico del Movimento, cosa cambia per il governo? Il governo rischia? No, per il governo non cambia nulla, è un travaglio interno del Movimento 5 Stelle che va rispettato, è una grande forza politica che vive una fase nuova, succedono, ci sono momenti di confronto interno e auguro innanzitutto a Luigi Di Maio di continuare a battersi per le sue idee, per la sua idea anche di Movimento 5 Stelle e di partecipazione alla politica. Ovviamente per noi resta un alleato leale e poi vedremo il Movimento come si organizzerà nei prossimi mesi, ma è una cosa che noi guardiamo con grande attenzione e con grande rispetto. Per il governo non cambia nulla perché il patto politico tra PD e Movimento 5 Stelle è molto solido. E ovviamente ora dipenderà dai punti che scriviamo insieme,